Da Padova agli Stati Uniti, biglietto di sola andata. Fabrizio Sotti ha dentro la musica che lo incalza e lo spinge a partire. E così adolescente ma già chitarrista professionista sbarca nella Grande Mela col suo sogno senza mollarlo un attimo. E i risultati si vedono. Al suo attivo ha progetti con Jennifer Lopez, Cassandra Wilson, Whitney Houston, Gypsy King, Zucchero, Shaggy, Ice-T, M1, dei Dead Press. Musicisti, questi ultimi con i quali la sua chitarra duetta nel nuovo disco A Few Possibilities, dove per la prima volta fonde le sue esperienze di jazzista con quelle di produttore, autore, compositore, finora totalmente separate. Quando poi ho deciso 15 anni fa di non solo fare la mia carriera di jazzista ma anche di produttore, mi ha aperto molto la testa, cioè mi ha fatto vedere la musica a 360 gradi, non solo io, la mia chitarra, il virtuosismo nel mio strumento, ma mi ha fatto veramente apprezzare e ascoltare la musica a 360 gradi, dunque mi ha fatto migliorare moltissimo come musicista. In America da tempo è già una star come produttore e come jazzista. Evidentemente, quando ha deciso di seguire la sua passione e partire, era davvero ispirato. Poi a 16 anni ho fatto un'estate negli Stati Uniti per vedere questo mondo dei miei idoli e della musica e poi non sono mai più tornato a casa. Nel senso che ho deciso di stare lì e ho iniziato la mia vita da musicista, da zero. Ma la sua musica non poteva mettere radici in Italia. A me l'Italia proprio era un posto dove mi stava proprio stretta da tanti punti di vista. Qui è tutto a preconcetti, e non c'è nessuna libertà di espressione, secondo me, e poi per il tipo di musicista che sono io, molto curioso, trovavo sempre che si parlava di tante cose e tutto, però poi alla fine mancava sempre la sostanza fondamentale. Quando ha scritto i testi di questo nuovo album e ha portato i suoi amici, cantanti pop come Fiona, Claudia Cuna e gli altri nel suo mondo acustico, Fabrizio Sotti aveva dentro un desiderio, invitare il mondo a gustare l'istante presente, a fondersi con l'adesso. Tutti viviamo a questa grandissima velocità, no? E dove lo span di attenzione su tutte le cose adesso è brevissimo, dove tutto si consuma velocemente e dove tutti poi cerchiamo la felicità, no? Come esseri umani. Ci dimentichiamo che la felicità è proprio qui, cioè è con noi in questo momento, nel momento in cui noi viviamo. Perché siamo distratti da mille cose? Se tu invece a un certo punto ti concentri un attimo di dove sei, con chi sei o chi sei in quel momento, può darsi che trovi in quel momento il momento dove sei felice.